Allora, in primis mi senti? Giusto? Ok, perfetto. Signori, ho qui di fianco a me Eva Enger. Eva, ciao Eva. Un applauso ad Eva. Ciao. Ciao. Eva è una bellissima donna, sei altissima, cioè è impressionante. Sembri un nano, Michele. È un nano, no, infatti mi sento, mi sento uno stuzzicadente, veramente piccolissimo. Eva, sei qui a Invito a Nozze, seconda edizione, come madrina dell'evento. Una bellissima donna. Facciamo sentire un applauso per Eva Enger. Forza. Che... facciamo un applauso tutti insieme. Molto simpatica. Eva, la vedremo, Eva, ti vedremo con un abito da sposa. Con due diversi. Con due diversi abiti. Eva, sei sposata? Sì. Quindi non possiamo consigliarti un abito da sposa. Michele, scusa. Guarda, però quando cammini in mezzo a questi vestiti bellissimi, no? Ti riviene a voglia, pur che indossarlo, di rinnovare il matrimonio ogni anno. Vabbè, quindi mi sembra anche giusto. Quindi un augurio veloce, perché così ti lascio prepararti per l'evento. Un augurio che vorresti fare a questi sposi, poi dopo ci soffermiamo tra di noi. Un augurio velocissimo, cosa vorresti augurare a queste coppie che si sposano quest'anno, l'anno prossimo, tra 100 anni? Di vivere sempre felici, sempre insieme, innamorati come primo giorno, se non di più, e avere tantissimi bambini intorno, tutti sani, meravigliosi, belli. Michele, un'ultima cosa, vogliamo far salutare i fan e radioascoltatori di Radio Circuito Solare? Eva, puoi salutare i nostri fan solariani che ti stanno ascoltando di Radio Circuito Solare, va bene? A tutti i fan di Radio Circuito Solare, un grosso bacio da vostra Eva Enger, ascoltate. Un applauso. Un applauso per Eva Enger, grazie Eva, grazie. Noi ci risentiamo dopo, grazie mille. A voi in studio. E sono qui con Eva Enger, la madrina delle... Vieni un po' più qui, non ci ho segnato. Eva, sei emozionatissima? No, assolutamente no, mi piace questa cosa, lo vivo con molta serenità, anche perché io già mi sono sposata. Giusto. Le ragazze che ancora, io ho sentito prima parlavano, una deve ancora sposare, sta per sposare, eccetera. E vedo loro che sono emozionatissime perché come una prova generale, io invece che già ho passato questo passo. Sembra giusto che questa emozione... senti, quindi... sfilata per sposi? No, non è la prima volta, ho fatto anche Napoli sposa, ho fatto tantissime sfilate, poi io comincio come modella, da età di 15 anni fino a 19 anni ho fatto la modella a tutto il mondo, perciò vestiti da sposa mi sono messa parecchie volte. Grazie mille, torniamo dopo, grazie, sei sempre unica. Grazie a te.